Possiamo cominciare. Va bene. Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Questo è il primo degli incontri delle discipline o degli assi culturali, come volete, ma a noi non dispiace la parola discipline. No, Katia? Ci può stare, perché non stiamo facendo la guerra ai contenuti, anzi. Allora, con noi c'è Katia Quintarelli, che è non solo docente di inglese, formatrice al CNOS di Bardolino, al CFP di Bardolino, praticamente loro guardano il lago di Garda dall'alto, e è referente nazionale per la lingua inglese per i salesiani, per i CFP salesiani, CNOS FAP. Io dico solo due o tre cose di introduzione perché una cosa in particolare mi sta molto a cuore. Allora, siccome l'ho dovuto spiegare nei diversi incontri di presentazione con i docenti dei corsi, il lavoro che è stato fatto, che chiamiamo scatola degli attrezzi, non è un libro di testo, non è un programma, cioè non è un sostituto dei libri, un sostituto dei programmi, è di un'altra natura, è un lavoro di un'altra natura e possiamo chiamarlo canone formativo dell'educazione al lavoro, cioè in sostanza abbiamo individuato dei temi portanti, poi Katia presenterà quelli che ha scelto, dei temi portanti che sono temi aggregatori e indirizzatori della didattica, cioè un programma è organizzato sui contenuti, cioè uno fa l'elenco dei contenuti e poi li mette in ordine, di solito crescente. Invece un canone formativo è organizzato su dei valori, dei temi di valore, che hanno come scopo esplicito la formazione alla vita buona, cioè una crescita dell'alunno, dell'allievo. Per questo che dico che c'è una differenza radicale tra il tempo in cui si facevano i programmi, o l'attuale tempo di diversi libri di testo, in cui si fanno programmi un po' di didattica, un po' di schede, e invece un canone formativo. Il canone formativo risponde alla domanda. Non risponde solo alla domanda cos'è indispensabile che impari in questo caso per sapere la lingua inglese, ma alla domanda cosa, che effetto fa, che effetto vogliamo che faccia l'apprendimento della lingua inglese sulla crescita dei nostri studenti. Cioè, il centro della questione sono i legami, sono i nessi tra contenuti, abilità e la persona del nostro allievo. È un nesso esplicito. Per trovare questo nesso abbiamo individuato i temi portanti. Allora, il professor Salatin dice: perché non usiamo una parola vecchia? Che è valori. E ha ragione anche lui, perché le parole le usiamo, poi le consumiamo, poi le abbandoniamo e poi magari le riusiamo. Si possono chiamare anche temi aggregatori. E nel primo volume li abbiamo esplicitati ogni asse culturale nella stella polare, cioè nel testo introduttivo. Io ricordo alcuni di questi temi, cioè alcuni, quelli che sono fondamentali. Il primo è la persona, cioè non è una concezione retorica dell'espressione centralità della persona, che noi ripetiamo sempre, ma non è detto che sia sistematica, programmatica dentro la didattica. Nel nostro caso, centralità della persona significa puntare esplicitamente a rispondere alle esigenze interiori di ogni essere umano di essere se stesso, di conoscere il mondo e di agire in modo consapevole per dare il suo apporto alla realtà, che poi per noi coincide con l'idea di lavoro. Lavoro non è occupazione, lavoro è quell'azione, diciamo così, operosa, che la persona realizza assieme ad altri per corrispondere ai bisogni delle persone attraverso le sue risorse e far crescere la comunità. Quindi una concezione, diciamo, antropologica e, diciamo, esistenziale del lavoro, non contrattuale o solo di mera attività. Chiaramente dietro questi temi c'è anche, dietro questi due, persona, lavoro, c'è anche il tema comunità. La comunità non è soltanto un ambiente, ma è un luogo, che è un luogo anche dell'anima, cioè è
è costitutiva dell'io di ogni persona, che lo sappia o non lo sappia. Quindi non è che se la persona poi c'è il territorio, la persona è per buona parte data dalle sue radici. Poi queste le può cambiare, le può elaborare, le può migliorare, per quello che vuole, però ci sono. E come dice Simone Weil, il radicamento è un bisogno essenziale dell'anima. Se uno non è radicato, è un qualsiasi. È un essere, è un soggetto manipolabile, non è libero. Se invece è radicato, comincia ad avere dei tasselli che rendono esplicita la sua identità. Poi la parola cultura. Cultura, mi viene facile dire cosa non è, poi cosa è. Cultura non è una somma di nozioni che bisogna mandare a memoria e ripetere, ma cultura è la capacità di cogliere i nessi che esistono tra il proprio mondo, che è sempre da scoprire, il proprio mondo personale, e il mondo esterno. O meglio, al contrario. Cultura è quel desiderio di conoscenza, di ampliamento della propria conoscenza del reale, che porta come vantaggio importante, come guadagno, la sempre maggiore conoscenza di sé e del proprio compito, di ciò che uno può fare. Poi c'è il tema Laudato Si, che non è solo ecologia o sostenibilità, ma è proprio il modo di porsi di questa generazione, che noi vorremmo formare in questi giovani. Perché questa generazione non deve muoversi solo per la paura dell'estinzione della razza umana assieme alla madre terra, ma si deve muovere innanzitutto perché è riconoscente del dono ricevuto, dei doni ricevuti. E così come attenta alla natura, attenta anche alla verità dell'umano. E poi l'ultima questione è l'economia, la nuova economia, cioè è una generazione che ha come compito generazionale quello di partecipare a un rinnovamento dell'economia. Aggiungo solo una piccola cosa, che è che ogni indirizzo realizza in modo speciale questi valori, questi temi importanti, li realizza in modo speciale. Quindi non si dica che noi stiamo, che il secondo volume si è fatto, la cassetta degli attrezzi è un libro di testo caricabile, ma è l'orizzonte culturale che noi proponiamo affinché i ragazzi possano crescere, imparare il mondo, imparare sé e sapere rovesciare il rapporto, non il mondo per loro, ma loro per la realtà. Non gli altri per loro, ma loro per gli altri. Questo è il grande cambiamento che noi ci proponiamo attraverso il curriculum dell'educazione e il canone dell'educazione al lavoro. Con questo ho finito la mia introduzione e do la parola a Katia, che saprà ben comunicare la sua proposta. Che trovate già, no, troverete tra pochi giorni completa già. Bene, allora grazie Dario per questa introduzione riassuntiva. Prima di presentare ci tenevo a precisare una cosa, ecco. Come diceva Dario, non è un libro di testo, ma è frutto della mia esperienza al CNOSFAP. Sono parecchi anni che, diciamo, sono formatrice al CNOSFAP e quindi questo, diciamo, è un po' mettere nero su bianco quello che faccio in classe con i ragazzi. Quindi, ecco, come diceva prima Dario, assolutamente non è un libro di testo, ma anzi integra il libro, cioè in alcune parti il libro di testo sarà fondamentale. Allora, presento con la mia presentazione, appunto, così almeno andiamo a vedere. Schermo intero. Ok, dovrebbe partire. Ok, vedete tutti? Vabbè. Sì. Perfetto. Ok, allora, eccomi già. Scusate, Perfetto. Si era già inceppata, chiedo scusa, ricominciamo.
Va bene. Ok, allora in questa presentazione andrò un po' a descrivere il perché della lingua inglese, quali sono i possibili ostacoli che i ragazzi incontrano durante l'apprendimento e con alcune possibili soluzioni, i temi portanti dei 4 anni di cui si parlava prima e alcuni esempi di moduli e mini schede. Ecco, la presentazione è un po' sintetica, nel senso che è sintetica, quindi poi magari ci sarà spazio per il confronto, per chiarimenti o domande. Ok. Allora, English language, why? Sappiamo che lo scopo dello studio delle lingue straniere è far acquisire principalmente la capacità di comunicare, interagire con qualcuno che non parli la propria lingua madre in maniera efficace, in maniera, diciamo, che il proprio scopo vada a buon fine. Perché proprio l'inglese? Storicamente l'inglese, grazie all'impero britannico, si è diffusa nel mondo, anche se sappiamo non è la lingua più parlata, però è diventata anche la lingua ufficiale degli incontri internazionali, dei viaggi, degli scambi economici, si è sempre di più affermata. È diventata la lingua dell'informatica. Non a caso le principali, diciamo così, case informatiche sono in America, nella Silicon Valley, vedi la Microsoft, Google, per non parlare della Apple, oppure anche la Dell americana, che però ha una base molto importante, una sede molto importante qui in Europa, in Irlanda. La musica straniera, principalmente ascoltata dai nostri ragazzi soprattutto, è in lingua inglese, ok? Attualmente molto della lingua che ascoltano adesso è in rap, in slang, però è inglese di base. Ed è anche la lingua dei giochi elettronici. E queste due, musica, giochi elettronici, videogames e quant'altro, sono degli ottimi, diciamo così, agganci per i nostri ragazzi. Tant'è vero che da questa lingua, da questo, diciamo, linguaggio settoriale, si sono inserite nella nostra lingua parlata normalmente tante parole. Ne metto qua solo alcuni esempi. Pensate a mouse, come la forma del puntatore. Se noi diciamo sposta il puntatore, oppure sposta il mouse, o sposta il topo, ok? Cambia completamente. Tablet, passami la tavoletta. No, il tablet è tutt'altro. Il selfie, fatti un autoscatto, è più usato dire fatti un selfie. Come anche al cibo, se voi andate dal salumiere e chiedete vorrei del manzo arrostito, vi chiedono del manzo arrosto, vi chiedono, forse ho sbagliato, ma se voi dite roast beef, è chiaro. Quindi ecco come alcune parole anche usate dai ragazzi sono entrate nella lingua inglese. Quali sono gli ostacoli principali che i ragazzi incontrano? Innanzitutto un sistema grammaticale e quindi di vita diverso dal proprio. Sappiamo che la lingua rispecchia le tradizioni, la cultura, il modo di vivere di un popolo e quindi il sistema grammaticale è completamente diverso da quello italiano, essendo le due lingue, una di origine neolatina e una di origine indoeuropea. Ok. Questo può generare un po' di paura del giudizio, soprattutto dei pari, dei compagni di classe, del fatto di sbagliare la pronuncia, di non parlare correttamente, e in parte del formatore. Il formatore in parte perché, nella stragrande maggioranza dei casi, quando c'è la relazione con il ragazzo, viene superata questa paura, che genera però ansia da prestazione. In genere i ragazzi quando subiscono quest'ansia da prestazione si nascondono dietro delle giustificazioni, no? Tendono a dire semplicemente a cosa mi serve studiare inglese, siamo in Italia e si parla italiano. Penso che almeno una volta tutti noi l'abbiamo sentita in classe questa frase. Spiegare loro per esempio che nel momento in cui vanno ad effettuare una riparazione, a creare un impianto elettrico, qualcosa a casa di una famiglia straniera, loro non conoscono magari l'italiano, noi conosciamo la loro lingua madre, l'inglese è il terreno comune sul quale ci si può capire, ci si può intendere. Quindi questo filtro affettivo dell'ansia
può essere abbassato, secondo me, fino quasi ad essere azzerato da attività laboratoriali. Sappiamo che quando facciamo creare qualcosa i ragazzi si mettono in gioco. Attività a coppie e a gruppi per suddividersi i compiti, per alleggerire il lavoro, e anche con attività ludiche. Quando dico attività ludiche intendo quei giochi che possono essere dei riempitivi, perché sappiamo che quando si gioca, ok, eccolo qua, quando si gioca si impara di più e ci si mette anche in gioco. Le cose che impariamo perché le abbiamo sperimentate sono quelle che poi ci rimangono più impresso, sono quelle che poi ci rimangono più, le abbiamo fatte nostre in pratica. Quindi ecco, attività ludiche per esempio può essere semplicemente c'è una mattinata, una giornata in cui i ragazzi non sono per la quale, oppure si avanza del tempo, ok? Semplicemente un Pictionary o un Hangman's Game che coinvolga o le squadre o la classe intera, hai portato a casa la loro attenzione e l'hai fatto in inglese. I temi portanti dei 4 anni. Allora, come diceva prima Dario, al centro c'è la persona. Nel primo anno si va a valutare la consapevolezza di se stesso, cioè il primo, la consapevolezza e conoscenza di se stesso. Durante il primo anno è come se il ragazzo facesse un percorso all'interno di sé, perché impara a presentarsi, quindi capire cosa dire di sé, a presentare qualcun altro, ok? Quindi con, io ho messo introduce yourself giusto per richiamare alla mente l'argomento. Allo stesso tempo scopre le proprie capacità, quello che sa fare, quello che non sa, che non sa fare, è una conseguenza della riflessione su se stesso. Impara anche come valorizzarle e quindi con la daily routine, con gli hobby, ok? Con quello che lui mette a disposizione di se stesso. Quindi questo tema portante, consapevolezza di se stesso del primo anno. Al secondo anno c'è un passo ulteriore, comincia un pochino l'apertura verso gli altri, non più io e me, ok? Isola, ma verso gli altri. Quindi ecco che può cominciare, nel senso, gli viene anche più voglia di raccontare delle amicizie, degli sport, di viaggi che possono essere accaduti in passato, che stanno vivendo loro in questo momento, oppure che stanno anche sperimentando, ok? Quindi che stanno appunto vivendo, sperimentando in questo momento. In questo modo il ragazzo si inserisce in un percorso storico, cioè lui fa questo passo in avanti, da me, da solo io, esistono anche gli altri, mi inserisco in questo percorso storico in cui, tra virgolette, sono capitato, ok? Più protagonista del proprio cammino e capace di gestire il rapporto con gli altri. Quindi un occhio a cosa c'è al di là del mio orticello. Terzo anno, con il quale i ragazzi raggiungono il livello A2 del framework europeo delle lingue, in teoria loro questo livello dovrebbero averlo già raggiunto in terza media, ma molto spesso molti dei ragazzi che ci arrivano non hanno un A2 completo. Molto spesso siamo a livelli molto, cioè A1 o cose di quel tipo. Quindi ecco che con il terzo anno c'è l'apertura ancora maggiore del ragazzo. Quindi il ragazzo che esce fuori da se stesso, ok? Già nel secondo anno può iniziare con il mondo del lavoro, con lo stage, però è un primo mettere il naso fuori, tra virgolette, se mi passate l'espressione. Qui, col terzo anno, cosa succede? Fuori da se stesso, fuori dal contesto familiare e dal contesto delle amicizie che sono rassicuranti, ok? Che sono rassicuranti, il ragazzo comincia a progettare ciò che avverrà dopo la qualifica formativa, quindi a formulare dei piani, ok? I future plans, formulare quello che potrà essere dopo, ok?
che quindi decidere se andare a lavorare, se il mondo del lavoro piace ancora a tal punto da cercare di entrarsi subito, se invece proseguire per i 3 anni della scuola superiore per ottenere un diploma di stato, un diploma di maturità, oppure se iscriversi al 4° anno professionalizzante. Il 4° anno è quello che più di tutti sviluppa il critical thinking dei ragazzi. Critical thinking, scusate. Non è un semplice ripetere o saper parlare. Qui bisogna saper parlare, ma dire la propria opinione, ok? Perché alla fine del 4° anno dobbiamo portare i ragazzi al livello B1 del framework di prima. Quindi affinare la propria capacità di comunicare efficacemente, ok, le proprie idee, le proprie opinioni in maniera fluida, ok, sia che riguardino gli argomenti affrontati, sia che siano culturali che di attualità o professionali, quindi un po' ad ampio raggio, potremmo dire. Questo 4° anno, il canone del 4° anno, è quello che più di tutti va a, diciamo, lavorare sul tema della natura di cui si parlava prima, del Laudato Si. Cominciando, diciamo, c'è un modulo, quello andiamo dopo, viene trattato il Climate Changes and Global Warming, ok, perché è fondamentale in questo periodo come quello che lo stiamo proprio vivendo, quindi anche il greenhouse effect, going green, a possible solution. Con questo argomento vengono proprio interpellati i ragazzi. Tu cosa puoi fare nel tuo piccolo per diventare, tra virgolette, ecosostenibile? Cosa puoi cambiare delle tue abitudini? Cosa puoi modificare per poter aiutare questa situazione? Poi prendiamo in considerazione lo speech di Leonardo DiCaprio alle United Nations, ok? E poi lo colleghiamo alla letteratura, alla poesia, prendendo in considerazione William Wordsworth e un po' tutto il pillole del discorso del romanticismo. E di Wordsworth la poesia è A Heart Leaps Up, ok? Proprio dove la natura è protagonista. Perché il tema, diciamo, di questo modulo molto esteso è proprio questo: The Red Thread Between Climate Changes and Poetry. Come la natura viene vista in poesia e come in realtà viene vista oggi, come la trattiamo noi. Ok? Quindi questo è un modulo che porta via dall'inizio, da ottobre, diciamo, fino a fine gennaio, dove i ragazzi appunto non devono poi sapere di ripetere solo cosa ha detto Wordsworth, ma ritrovare il legame, okay? Quello che nel going green, quello che li riporta alla natura. Dalla parte invece professionalizzante abbiamo la stesura approfondita di un CV in lingua straniera, okay? Quindi in lingua inglese, perché sostenere efficacemente un colloquio di lavoro e quindi essendo consapevoli di quello che si sa, delle proprie idee, delle proprie capacità, aiuta a possibilmente entrare nella team di lavoro di una ditta, di un'azienda che può avere contatti con l'estero, che lavora quindi con l'estero, o di un'azienda che ha una sede all'estero. O semplicemente la ditta che ti assume vede che hai la capacità di adattarti. Sappiamo che conoscere lingue straniere, cioè proprio siamo fra colleghi, per cui conoscere lingue straniere è segno di mentalità aperta, di capacità di adattabilità anche, no? Quindi tutto quello, i 4 temi importanti, come vengono un po' sviluppati all'interno delle lezioni, delle singole lezioni? Video, e qui YouTube, la BBC e altri siti sono fornitissimi, gratuiti e sono veramente una risorsa. Testi e poesie
testi presi dai libri di testo, poesie per esempio specifico per il quarto anno, ok? Spezzoni di film, a volte si trovano proprio, e molti li ho usati anche nel canone, io perché li uso, dei film ad hoc o creati, diciamo, degli spezzoni presi qua e là che ci aiutano. PPS, presentazioni e Jamboard. Adesso addirittura, scusate, Meet dà la possibilità di condividere una Jamboard. E questo è divertente per i ragazzi, perché vedono che possono anche loro un po' scarabocchiare. Infatti il primo minuto è dai, quando la uso dico sempre liberatevi, divertitevi a scarabocchiare un po', poi devono cancellare. E assieme, tramite lo sticker, si crea, si lavora su frasi, quindi si corregge, si fanno spostare, è molto dinamico. Le canzoni sono una fonte fondamentale, c'è proprio un modulo del secondo anno, tutto sulle canzoni. Grammar Topics, e Grammar Topics non cioè, un po' come scelta a livello nazionale, negli ultimi anni ci stiamo dirigendo a, diciamo, ci siamo dirette ad abbandonare un pochino lo studio della grammatica semplicemente per quello che è, cioè la grammatica pura. Però il far ricavare ai ragazzi, con ovviamente poi la spiegazione, la puntualizzazione da parte del formatore, che grammatica secondo loro c'è sotto, è molto importante, li aiuta a mettere i paletti, proprio a fissare i concetti. Tutto questo va ad implementare, a sviluppare listening, reading, writing and speaking, che sono le quattro abilità base per lo studio della lingua straniera, in questo caso inglese, ma di qualsiasi lingua straniera. Vi farei vedere adesso qualche esempio, ok, di modulo e mini scheda, così vedete anche la differenza fra nel canovaccio che troverete, i moduli sono scritti in maiuscolo, mentre le mini schede sono scritte in minuscolo. Perché? I moduli vanno a coprire qualcosa di importante, magari un argomento, un modo da sviluppare importante e fondamentale all'interno dell'annata. Mentre le mini schede sono dei suggerimenti, degli esempi. Partiamo proprio da questa. Per esempio, la mini scheda English Christmas Tradition è semplicemente, non la apro proprio, vi faccio solo vedere, eccolo qua, è semplicemente titolo, cioè l'argomento, una presentazione del contenuto, una indicazione su come si potrebbe sviluppare, ok? E un periodo indicativo, una o due orette a seconda di come si vuole sviluppare, molto semplicemente può essere a dicembre, verso le ultime lezioni prima delle vacanze di Natale, in cui i ragazzi cominciano già a sentire aria di festa, ok? Può essere una cosa del genere, posso svilupparla in due ore dando dei compiti a casa o facendoli lavorare di più in classe, a scelta. Mentre il modulo, per esempio, andiamo a vedere Learning from Songs, questo qua, è un modulo nato per, innanzitutto, mettere al centro il ragazzo al 1000x1000. Mostra loro, diciamo, fa capire al ragazzo che la lingua che studiamo, l'inglese che studiamo in classe, non è una lingua morta, non è una lingua ferma lì sul libro, sul quaderno, eccetera, eccetera, ma è una lingua che viene parlata. Io qua ho messo quattro esempi di canzoni, ok? Prendendo Perfect di Ed Sheeran, Linkin Park, Case of Glass, Katy Perry con Roar, Shawn Mendes, Treat You Better, ok? Quattro canzoni, e qua io ho messo indicazione dei vari argomenti grammaticali che si possono trovare all'interno. Ma in cosa consiste il lavoro, ok? Il prodotto e quindi poi la consegna agli allievi? Consiste nel far scegliere a loro una canzone, un testo di canzone che a loro piace, che loro ascoltano, ok? Che analizzino un pochino, che guardino il testo e ritrovino, se trovano,
qualche struttura grammaticale di quelle studiate fino ad ora. Poi cosa succede? Che in classe col formatore si controlla il testo, cioè ne scelgo una parte, di solito ne scelgo una parte, e finché la canzone l'ascoltiamo, ok, sottovoce, il ragazzo espone una brevissima presentazione del cantante o del gruppo, perché gli piace questo cantante, quando sono nati, se sono ancora sulla cresta dell'onda, due o tre informazioni basilari. In questo modo lui propone alla classe la sua musica, ciò che gli piace, è per un momento il protagonista, mi parla un po' di inglese e i ragazzi ascoltano una musica che magari a volte non rientra nelle loro, diciamo, nei loro gusti. Le frasi che vengono, diciamo così, tradotte, poi successivamente c'è la traduzione e la comprensione assieme. E alcune frasi vengono evidenziate e se sono particolarmente significative per quello che si sta studiando, per quello che si sta facendo, ne può uscire una verifica di ascolto. Per esempio, un foglio con delle frasi di canzone dove i prompt sono tutti, le parole sono tutte scomposte e ascoltandola loro devono ricomporla. Ovviamente, avendo comunicato prima quale, come si dice, da quali canzoni verrebbe presa la frase, ok? Io vedo che questo è, oppure una frase, un verso della canzone in italiano e devono tradurla in inglese, più vicina possibile all'originale, o vice versa, cioè c'è il testo in inglese e loro devono tradurre in italiano. Sembra difficile, in realtà è uno dei compiti, è uno, diciamo, dei moduli in cui i ragazzi si divertono di più e portano a casa più, come si dice, risultato positivo. Proprio ovviamente nel testo, se ci sono delle parole in slang, viene sottolineato dei modi di dire o cose di questo tipo. Per quel che riguarda, ecco, un'altra mini scheda, per esempio, che è semplicemente proprio grammaticale, questa sì, è del secondo anno, ed è la scheda dei comparativi. Qua semplicemente che cosa è contenuto nella scheda? Un suggerimento, ok? Qui in questo caso c'è un video, perché era molto chiaro, molto carino, mi piaceva di suggerirlo, ok? Semplicemente 2-3 ore, non di più, per i comparativi. Mentre al terzo anno, un modulo molto importante è quello professionalizzante, cioè tutto il mese di aprile, marzo-aprile, ok, fine febbraio, marzo-aprile, io adesso qua vi faccio vedere, cioè tiro fuori solo l'esempio della meccanica, perché è quella più diffusa, se non sbaglio, e praticamente un brano, ok, preso un brano, si lavora a gruppetti, ci siamo con prima di tutto si chiede ai ragazzi se sanno qualcosa di questo brano, di questo argomento, per esempio questo per i meccanici riguarda le macchine utensili, quindi ci sono dei testi, questo generico sulle machine tools e poi per le singole macchine, ok? E sono tutti presi da internet, vedete che ci sono tutti i link, perché mi è stato detto all'inizio non creare schede tu, deve essere tutto rintracciabile in internet. Questo perché tutti gli argomenti, tutto, diciamo, i quattro canoni, sono sviluppabili sia in classe, in presenza, sia online, in FAD. Quindi ecco che il link aiuta in entrambi i casi. Quindi, tornando al discorso qua professionalizzante, si lavora in coppia con il formatore del laboratorio, che è l'indirizzo, a ogni allievo o a ogni gruppetto, dipende da come si vuole dividere, verrà data una scheda con il brano sulle macchine utensili, quello che è il brano iniziale. Dopodiché si dividono in gruppettini e lavorano ciascuno sul brano, chi sulla fresa, chi sulla grilling, sulla milling, sulle varie macchine. Alla fine ogni gruppettino deve esporre alla classe ciò che ha imparato su quelle macchine,
Ok? Questo è un modulo più difficile a spiegarsi, e magari anche io sono stata proprio chiara, che non a mettere in pratica con i ragazzi. Ovviamente torno subito, poi nel canone io ho fatto anche altri esempi, Let's Print It per la grafica, What a Safety Car per l'automotive, What is Electricity per gli impiantisti, però una volta che si è capito come diciamo funziona il come funziona il lo schema, la struttura può essere applicata a qualsiasi settore, ok? Poi sempre il terzo anno una mini scheda su Stonehenge, perché un po' di storia per aiutare i ragazzi ad iniziare a studiare, non solo come dicevamo prima, riguarda parlare non solo per quel che riguarda se stessi o il mondo appena fuori da noi, ma proprio cominciare a mettere gli occhi fuori, quindi saper raccontare qualcosa di storico, ok? E quindi Stonehenge, semplicemente, con una delle indicazioni, eccola qua, piace molto, e successivamente anche ho proposto un modulo sui Celti, proprio per iniziare poi dalla storia poi si passa ai brani professionalizzanti. L'ultimo che apro è questo qua, quello di quarto anno. Eccolo qua. Dunque, ho messo due frasi, vabbè, provocazioni, non so, non penso ci saranno nel libro, nel libro. L'introduzione, ok? Il prodotto finale di questa cosa dei ragazzi sarà una written composition, ok? Which links all the presented topics, cioè tutto deve essere ricollegato. Il titolo è questo qua, ok? Starting from this quote by William Wordsworth, write a composition of 160 words on climate changes in nature, giving your opinion and motivating it. Qua ovviamente a partire dalla citazione di Wordsworth, non è che loro poi devono fare un resoconto della vita di Wordsworth, ok? Ma semplicemente anche facessero anche riferimento al fatto che lui era un romantico e che nelle sue poesie la natura la faceva da padrone insieme ai sentimenti, eccetera, eccetera, è già un introdursi al global warming. E questo appunto, come dicevo prima, da ottobre a gennaio dura 20 ore, ok? E queste sono le fasi attività. Questo l'ho scritto tutto in inglese perché viene più facile poi con i ragazzi, nel senso che perlomeno con i ragazzi la maggior parte delle lezioni in quarta dovrebbe essere in lingua. Quindi avere già la base, diciamo, di partenza in inglese può aiutare. Io mi fermerei qua, vi ringrazio che mi avete ascoltata e aspetto domande. Bene, puoi chiudere la presentazione. Grazie Katia, sei stata eccezionale nella sintesi e anche nell'esemplificazione. Intanto sollecito quindi i partecipanti a scrivere i loro commenti, le loro domande, le loro indicazioni, e poi Katia risponderà, o se volete esporre direttamente anche con la voce, dichiaratelo, così poi vi diamo la possibilità di farlo. Quello che mi ha colpito in particolare, perché è una delle questioni che è più discussa, è il fatto che Katia non ha eliminato la grammatica. Cioè, in questa proposta non è eliminata la grammatica, perché una delle tesi dice l'importante è che parlino, che capiscono e si facciano capire, e poi, diciamo, per abitudine imparano le espressioni, no? Senza doverne attraversare il significato grammaticale, perché la struttura della grammatica è una struttura, diciamo, concettuale, ordinativa, regolativa, e quindi è più difficile da apprendere. Invece lei dice... la grammatica è inclusa dentro gli argomenti, cioè le dice con indicazione degli argomenti grammaticali. E volevo proprio chiedere a te,
Come accade che poi, chiedendo ai ragazzi di ricavare la grammatica sottostante al linguaggio, ci arrivano? Perché il trucco è lì, mi sembra, no? Per esempio, sì, allora si parte sempre da una provocazione, da un qualcosa, da un video. Per esempio, alla fine del primo anno, con il modulo What's Going On, ok? Si fa vedere un video ai ragazzi. Questo video è un insieme di spezzoni di frasi di film, e tutte queste frasi sono proprio scritte: sono What's happening? I'm thinking, I'm going there, sono tutte presenti al present continuous. Si fa vedere questo video ai ragazzi la prima volta. Una seconda volta si chiede se, giusto per farli acclimatare, se hanno capito da quali film sono tratte, se li hanno visti, si discute un pochino così. Dopodiché la seconda parte di questo video ha le stesse ha le stesse immagini, ma senza le frasi, senza, diciamo, i sottotitoli, in questo caso i sovratitoli, ok? E si chiede ai ragazzi di guardare, di riuscire a ricordare almeno una o due frasi dalla visione precedente, ok? Quindi magari vedo la scena di Star Wars, mi viene in mente quella, se nel frattempo mi perdo Happy Feet o Jerry Maguire, fa lo stesso, perché la consegna è quella di ricordarne una o due. Poi queste frasi si mettono assieme e si chiede ai ragazzi se vedono qualcosa di uguale, qualcosa di simile, quindi si confrontano le frasi, ok? Allora uno ti dirà, c'è la ing dappertutto, uno ti dirà, ma prof, quella frase lì fa ridere, va bene, ridiamo assieme, ok, ci sta. E quindi di conseguenza, alla fine sono loro che... Uno fa, ma lì c'è il not, quindi vuol dire che è una negativa. Ricordiamoci che questi arrivano dalla scuola media, quindi un minimo di base, anche se non, diciamo, radicata, ce l'hanno. Quindi in questo modo. E questo è un esempio. Un altro esempio è mostrare un video, per esempio col simple past, ok, con il saper raccontare di eventi passati, mostrare il video, quindi siamo già al secondo anno, quindi i ragazzi, perlomeno io lo faccio il secondo anno, i ragazzi sono un po' più allenati, e da lì a gruppettini, non so, dico io così, provate a trovare fuori le frasi che sono negative, cioè quelle che negano qualcosa, quelle che affermano, quelle che chiedono. Quindi prima si vede il video, si comprende il video, dopodiché loro in gruppetto devono, ovviamente con il loro tablet, devono recuperare, poi assieme, si mettono assieme in classe o su Jamboard se siamo su online, e in quel momento lì ecco che allora si va a puntualizzare. Però prima è avvenuto, diciamo, l'input non è mai il simple past si forma mettendo soggetto, verbo al passato, seconda forma del passato, eccetera, eccetera. No, questo non esiste proprio. Cioè, invece di costruire partendo da una struttura formale, lo fai ricavare partendo da un linguaggio vero, dal linguaggio... Esatto, un linguaggio vero pratico. Pratico, e quindi lo fai... Cioè, è come se tu partissi dalla loro intelligenza, senza forzare in loro un'intelligenza che è la più debole, che è quella analitica, sistemica, sistematica, parti dalla loro intelligenza e poi attraverso l'emozione, la comprensione, alcuni aspetti, diciamo così, di contrasto come positivo o negativo, li porti a conquistare strutture grammaticali. Esatto. E alla fine praticamente si completano assieme, quindi è un lavoro che loro iniziano e io completo, però sono loro i protagonisti, sono loro al centro. Bene. Mi sembra già una cosa, io ne ho tantissime di domande, però aspetto che vengano domande anche dei partecipanti. Su. Non è che avete la vergogna della formatrice. Ma ti prego. Eccola, Eva Cacciatori. Salve. Ma innanzitutto mi fa piacere questo momento di confronto perché ci si rende conto che lavorare in CFP è più difficile, ci vuole molta più fantasia, molta più preparazione, paradossalmente, rispetto all'insegnamento delle lingue straniere, ad esempio di un liceo. Anche i testi sono
non sono fatti per noi alcuni, perché io non so voi, ma io mi ritrovo, non la grammatica, però alcuni ragazzi sono completamente descolarizzati rispetto alla scuola media, l'insegnamento di una base minima grammaticale, per cui per forza mi tocca, mi fa piacere sapere che non sono l'unica che parte non dalla grammatica, che io comunque trovo utile e necessaria, e perciò sarebbero da stimolare anche ad alti livelli, per esempio la costruzione di testi ad hoc, perché questi ragazzi hanno un'attitudine allo studio che è differente rispetto a un liceo. Per cui grazie mille, spero ce ne siano altri, possono essere altri di questi momenti di confronto, perché mi trovo molto sola e devo come sempre far riferimento alla mia fantasia, alla mia, così, alla mia capacità, e anche pensare a cosa avrebbe fatto piacere a me come studente imparare. Invece ce lo dimentichiamo, insomma, invece gli studenti dei GCFP non ce lo fanno dimenticare. Non possiamo avere la modalità classica canonica dell'insegnamento, per cui ci si deve dare molto da fare. Quindi grazie e complimenti. Non so se avremo modo di, in qualche maniera, insegno a Verona, magari, non so. Sì, allora sì, possiamo fare. Ah, un'altra cosa. Io mi occupo di un altro lavoro anche di SA, per cui in questa modalità, se posso darti del tu, in un certo senso tu compensi tutti quanti, perché non hai bisogno della solita lezione sulla grammatica, qui lo strumento compensativo è così, è comune a tutti, no? Quindi mi fa doppiamente piacere, insomma. Sì, anche perché quando ovviamente si creo i gruppetti, ok? Diciamo che al terzo anno magari li faccio scegliere con chi stare, con chi lavorare, però il primo e il secondo anno soprattutto cerco di metterli un po' che siano di vari livelli, in modo che si aiutino, che si trascinino. Esattamente, grazie mille. Grazie a te. Ci sono altre domande? Interventi? Questo è molto interessante, tra l'altro ricordo che potete sempre iscrivervi, Eva, puoi sempre iscriverti anche al gruppo dei Interpares, cioè dei docenti della formazione professionale che partecipi al gruppo con Katia. Sono 3 incontri dove potete fare questo confronto, potete stupirvi di essere tutti sulla stessa barca, con soluzioni sempre più creative. Io aggiungerei una cosa, che è quello che mi ha sempre colpito in tutta la mia carriera, che è questo. Là dove ci sono più difficoltà, gli insegnanti sono più bravi. Cioè, insegnanti della formazione professionale sono i più bravi, perché capisco, cioè non è che si tratta di un'utenza debole, si tratta di quello che sarà domani, cioè hanno anticipato il domani. Io sono un sociologo e vedo lo sviluppo storico dei cambiamenti culturali e sociali. Le problematiche che abbiamo noi ora sono nel liceo, sono nell'istituto tecnico. Prima si diceva, c'è la scuola di serie A, B, C, adesso guardate che si stanno abbastanza assomigliando. E la strada di tipo induttivo, che parte da un linguaggio sintonico, da una simbologia sintonica con i ragazzi, per poi arrivare alle categorie, è esattamente la strada che stanno cercando, tentando di perseguire tutti. Solo che voi l'avete cominciata prima, però c'è un pericolo: non abbassare l'asticella, se no non vale, non si insegna la lingua, ma si insegna una specie di sottoprodotto. Non abbassare l'asticella. Posso permettermi un secondo, chiedo scusa. Mi hai dato il là, Katia, per parlare anche di poesia. Non mi sono mai permessa finora, ci proverò, giuro. Non ho mai avuto il coraggio. Quarto anno, Eva. Sì, ok, ci proverò, però ho in mente i miei ragazzi e immagino già la loro espressione del viso, però ci si può provare, ok, grazie. Sempre ci vuole la provocazione, se no non entriamo nel mondo dei ragazzi. Sandro Tamarindi ha una proposta da fare, che è quella dell'informatica, l'inglese attraverso l'informatica. Vuoi dirlo a voce? Vai, Sandro. Ciao. Mi sentite?
Ciao, sì. Ok, niente. No, io dicevo, osservavo soltanto questo, che soprattutto lavorando online, la questione della didattica che passa attraverso l'inglese è indispensabile. Io per esempio per lavorare online con i ragazzi ho cercato di utilizzare, oltre Jamboard, la tavoletta, come si chiama? Tavoletta grafica, poi anche altre applicazioni come Wallboard e altre cose che comunque implementano tutte quante la lingua inglese, quindi tutto quanto va tradotto in inglese. Poi magari quei dispositivi sono riempiti di domande in italiano e quant'altro, però per esempio c'è questa applicazione Wordwall che prevede di fare attività che si chiamano in inglese, no? Che praticamente richiedono attività che poi vengono esposte in inglese, tipo Cucci Puzzle, per quanto possa essere una cosa banale, non è semplice, oppure altre cose come intersezione di immagini con parole e altre cose, proprio per facilitare un po' la didattica, anche perché online sarebbe un po' troppo noioso fare semplicemente domanda-risposta o altre cose. Quindi di conseguenza tutti questi strumenti qua, che io poi faccio l'area scientifica, quindi forse teoricamente manco c'entro niente qui dentro, però mi interessava proprio perché l'impatto con tutte le applicazioni che stiamo usando online è l'inglese. E soprattutto la logica computazionale che sto seguendo con vari supporti, insomma, ecco, che poi sono previsti anche da Progetto in Futuro, che è una cosa che lavora in collaborazione con tutto l'ambiente Google, perché poi se tu parli di logica computazionale, lavori in code, e tu vai a vedere code è un sottoprodotto di tutti i personaggi della Silicon Valley, c'è Bill Gates, c'è tutti i vari gestori, tutti i vari personaggi che hanno creato Facebook e altre robe, insomma, no? E quindi sostanzialmente poi alla fine ti ritrovi tutto un inglese riportato all'italiano, in italiano che deve essere anche facilmente percepibile, anche, diciamo, cioè i concetti, molti concetti oggi vengono portati in inglese, sulla parte informatica e sulla parte anche didattica che noi vediamo. Perché o noi rimaniamo sui libri che io sto utilizzando per fare, che ne so, le solite cose tipo le equazioni, le disequazioni e quant'altro, oppure io comincio a capire che tutti questi strumenti devono essere finalizzati alla soluzione di un problema più grande, no? Quindi secondo me la cosa fondamentale della lingua inglese è che faciliti un po' anche l'attività di tutti, nel senso che se uno guarda anche, che ne so, volgarmente anche i calcoli delle temperature, calcoli di grandezze fisiche, calcoli, sono tutti, la maggior parte sono tutti riferiti in inglese, quindi la logica secondo me è di poter risolvere il problema anche utilizzando soprattutto la lingua inglese è importante, anche perché credo che i ragazzi che abbiano a che fare o con macchine o con cucine o con dispositivi di acconciatura o altro, spesso e volentieri si ritrovano con manuali in inglese. Lavorando un po' su tutti i settori, vedo che comunque le paroline inglesi sono sempre più frequenti. Quindi per questo mi sembrava un veicolo importante da approfondire, e poi soprattutto nel campo informatico, quando parli anche di comandi più banali, tipo crea una cartella, crea una label, no? Cioè, tutto si rifà un po' questo. Ma sì, certamente, infatti e lì anche potresti anche iniziare una collaborazione che magari già hai con la tua collega d'inglese del tuo centro per sviluppare questo discorso qua. È come noi qui a Bardolino, e qua chiamo in causa anche la mia collega che ho visto che c'è in giro, ok? Roberta. Eccola lì, sì, bene. per esempio, con i professori di laboratorio, hanno fatto le foto di un processo lavorativo che hanno fatto per creare un carretto, hanno sistemato, e quindi tutto ciò potrebbe essere sviluppato in inglese, quindi anche la collaborazione a partire tramite una presentazione, quindi ecco che ritorna l'informatica, ecco che ritorna il come utilizzare queste app sfruttando la lingua inglese. Roberta, vai. Beh, innanzitutto grazie e complimenti
davvero Katia per l'ottima presentazione e anche per gli spunti veramente interessanti che ci hai dato. Devo però spezzare una lancia, non posso trattenermi a favore della grammatica, perché io parto da lì, la grammatica è la base, è il nostro modo di pensare, si formula il pensiero attraverso questo treno di parole. Ottimi gli spunti che condivido pienamente e ottimo anche il arrivare alla grammatica come posso dire, per induzione, ma la grammatica è fondamentale. Faccio un esempio, io oggi ho lavorato con i ragazzi, ma sugli esercizi, ma proprio come suggerivi tu, Katia, partiamo e assieme cerchiamo le paroline, ma sul libro. Io purtroppo le chiavi per me i libri sono la fonte di tutto. E allora quello che cerco di fare con i ragazzi è di renderli indipendenti anche fornendo loro un metodo, cioè guardiamo i libri, ma li guardiamo assieme. Poi dopo guardiamo anche i video, guardiamo soprattutto, insomma, citavi anche i video della BBC, della CNN, YouTube, ok. E scoviamo anche queste paroline del linguaggio che adoperiamo tutti i giorni e non ce ne accorgiamo perché tutti i giorni abbiamo sotto mano un mouse, perché tutti i giorni siamo nell'internet. Quindi sono spunti veramente che trovo molto molto validi, ma questi ragazzi adoperano tanto le mani. E allora ecco da lì l'idea appunto di immergere la lingua, che è comunque apertura verso l'altro, come dicevi giustamente tu Katia, cioè una... la lingua è aprirsi al mondo, studiare una lingua e far capire loro quanto poi nella praticità delle cose che fanno, appunto citavi il carrettino costruito dai nostri meccanici, ecco, nella praticità delle cose tirare fuori anche la grammatica, perché poi abbiamo bisogno di pensare con la nostra testa e soprattutto questi ragazzi hanno bisogno della grammatica per pensare con la propria testa e tante volte la loro paura è proprio quella, non si esprimono perché non sono come dire, stimolati oppure non si sentono a loro agio con questo treno di parole. Grazie Roberta. Sì, sottolineo una cosa, è appunto quello che ho detto prima, la grammatica alla fine dà sicurezza, cioè si parte da due punti diversi, però alla fine sapere come viene costruita ti aiuta nei momenti di difficoltà, linguisticamente parlando, ok? Quindi ci siamo, non è proprio assolutamente eliminata la grammatica, assolutamente. Non è solo induttiva, ma è induttivo e poi sistematico. Grazie. E poi è fondamentale l'accompagnamento, cioè quando dicevo l'asticella va tenuta in alto, con questo cioè, vorrei fare dare una spiegazione. Una volta si diceva competenze come se fosse il contrario di conoscenze, no? Come se fossero in alternativa. In realtà si dava una lettura negativa delle conoscenze, appunto erano più nozioni, più elenco inerte di nozioni che conoscenze. La struttura del sapere invece ha una sua rigorosità, ha una sua formalità. La questione è come arrivare a quella conoscenza, a una piena, esatta conoscenza, quella che consente ai ragazzi di esercitare la loro libertà, appunto avere un'opinione personale che è il risultato di una riflessione, di un confronto, di un approfondimento e quindi può essere detta, non siamo in un bar, ma siamo in un contesto in cui le persone si dicono pensieri riflessivi, personali. Questo significa quindi che noi non ci piace la guerra alle discipline. Non è che noi facciamo
la didattica attiva contro la didattica disciplinare, ma fondiamo un metodo umano per arrivare ad una vera conoscenza. E la conoscenza è già una parola piena di tutto, piena di competenza, piena di qualità personali, piena di apertura al mondo. Conoscenza è una gran bella parola, no? E per arrivarci ci vuole una struttura. Allora, hai visto che c'è, Katia, la questione delle ore. Enrica pone la questione delle ore e in particolare lo dice il rapporto al duale. Sì, quarto anno. Sì. E allora, c'è da dire che è vero, anch'io ho le mie solo due orette di inglese settimanale, però è anche vero che i ragazzi al quarto anno hanno scelto di proseguire. Non è un obbligo, non è un'imposizione, non è un arrivare a concludere un triennio di qualifica formativo, è un avere un in più, fare un passettino avanti. Quindi una buona motivazione c'è. Chiaro che buona motivazione c'è, e io in quarta testo abbastanza, nel senso che si va via abbastanza, non dico veloci, però cerco di parlare il più possibile in inglese, quindi loro, alcuni lo chiedono anche, ad alcuni piace molto. Sono pochi quelli del quarto anno che fanno fatica, perché magari hanno delle reminiscenze vecchie, nel senso hanno delle lacune create nel triennio per vari motivi, ok? Per cui si riesce a fare. Quello che ho fatto, che avete visto prima il quarto anno, se pensiamo alle... quante saranno? Se sono 30 quelle normali, saranno una trentina le ore che abbiamo a disposizione di inglese durante l'anno duale, non di più. Si riesce a fare. Poi dipende sempre, ecco, dalla motivazione, e si riesce poi magari a tagliare estrapoli, per esempio climate changes, global warming, greenhouse effect, posso semplicemente, invece di approfondirlo, lo posso inserire, dare un accenno durante la lezione precedente o nella discussione, se viene fuori con i ragazzi, perché devono motivarmi, devono parlare, allora inserisco e lo faccio in quella maniera lì, cioè si tratta di ottimizzare. Poi online, ragazzi, non so voi, però io, è molto più faticoso. Parli, ti prepari e cerchi di parlare il triplo perché almeno metà classe ti segua, almeno, ok? Per cui è vero, online è molto faticoso. Dal vivo riesci subito a captare se un ragazzo ha capito, se non ha capito Tizio, interpelli Caio e viceversa. Penso che il problema delle ore ce l'abbiamo tutti. Mi ricordo qualche anno fa avevamo fatto un corso di lingua, quello estivo, e c'è anche qualche collega che l'aveva fatto, mi pare, e a un certo punto noi due insegnanti che avevamo madrelingua continuano a dirci questo e quell'altro, ti si fa così, cosa. A un certo punto noi li fermiamo e diciamo guardate che abbiamo solo due ore la settimana, cioè se fossero potuti svenire in quel momento lì l'avrebbero fatto. Perché proprio di due ore la settimana e pretendono che voi facciate parlare sti ragazzi? Questo è. E insomma, bisogna puntare su una, anche su un'integrazione. Tra l'altro, vedete, Katia, nella sua proposta mette diversi assist, cioè diverse collaborazioni con altri docenti. Certo, non aumenta le ore, ma perlomeno le rende più intense, perché c'è una collaborazione reciproca. Isabella Amatetti scrive di proposte interessanti che riguardano anche i presidenti americani. Isabella, puoi presentare quello che hai scritto? Lavoro a coppie su schede mirate di grammatica. Argomenti divertenti e interessanti. Prego. Sì, allora, io mi sorprendo di come i ragazzi non sappiano niente del mondo che li circonda. Basilarmente mi vergogno un po', no? Che escano da una terza media, che non sanno neanche dove vivono, geografia, storia, boh, cioè non sanno niente. Allora, io ho scoperto, grazie a alla frequentazione del British Council di Milano, di cui sono ex studentessa,
pluriennale, direi, che esistono appunto delle risorse online utilissime, e ogni volta che seleziono, bisogna saper selezionare anche il tipo, diciamo, l'argomento dell'articolo, loro cadono in visibilio, perché ad esempio ho parlato prima del Covid io con loro prima del lockdown, ma in realtà Breaking News English già ne parlava, no? Di quello che stava accadendo in Cina, eccetera. Allora mi hanno dato della veggente, non ero una veggente, semplicemente la stampa già ne parlava, e questo sito affronta quotidianamente un argomento dopo l'altro, nuovo, tratto dalla stampa. Sono articoli di vari... è lo stesso articolo, come si dice... mi chiamano su un'altra... Allora, un attimo, scusate. È lo stesso articolo con 6 gradi di difficoltà di... sì. Qui parliamo dallo argomento trattato con pochi aggettivi, frasi brevissime, 4-5 righe per paragrafo, sono 2 paragrafi in tutto, stop. Ma se il docente sceglie un livello di difficoltà maggiore dell'articolo, ecco che si vede mutare il paragrafo, aumentando di aggettivi, cambiano anche i verbi, diventano più frasali, e quindi si alza l'asticella, come dicevamo. Ora, ognuno di noi sa che ragazzi ha di fronte, e quindi in base alla tua classe tu te la gestisci come vuoi. Aggiungo che dopo che hai letto e analizzato il testo, si possono effettuare, mi pare ci sono tipo 26 pagine di esercizi legati a quell'articolo. Quindi veramente tu ne puoi fare di tutti i colori, ecco, ma veramente tutti i colori. C'è un arricchimento lessicale straordinario, perché i ragazzi, io faccio moduli da 2 ore, portano a casa una quantità di vocaboli mai visti prima, apprendono una notizia che non avevano mai sentito nella loro vita. Loro non guardano neanche i telegiornali, anche se io li bombardo col Corriere della Sera, robe così, niente. Allora noi le impariamo così, attraverso questi articoletti di stampa, veramente di stampa. Non so chi, appunto, chi ci lavori dietro questo Breaking News English, ma sicuramente sono giornalisti che secondo me amano molto la lingua inglese e giocano sulla attualità per attrarre da un lato, informare dall'altro, e contemporaneamente fornire materiale didattico che ha una valenza, a mio modo di vedere, altissima, altissima. E si divertono, anche do il tempo della consegna, si divertono a chi consegna prima, poi facciamo le correzioni insieme, lavorano anche a coppie, se li divido su Meet si dividono il lavoro a coppie, io creo le coppie con Meet, e poi se faccio anche dei role play, se tu fossi Trump cosa diresti, se tu fossi Biden cosa diresti, e se la giocano un po' così, improvvisando, e l'obbligo però è preparati un discorso con almeno 10 parole che oggi hai imparato con me. Ecco, quindi non so cosa direbbe sulla Cina. Ecco, Trump sulla Cina ne ha detti tutti i colori sul Covid. Ecco, secondo te, impersonati, e pensa di essere Trump. Fai un breve monologo. Cosa gli diresti ai cinesi? Ne vengono fuori delle battute incredibili, esilaranti. Si parte ovviamente dalla reading and comprehension di questo breve articolo, no? Ma credetemi, sono se no 12 righe, divise in 2 spezzoni. Certo. E da lì, poi sotto ci sono tutti i loro esercizi, insomma. Scegli tu poi quale fargli fare, per carità, scegli tu. Io lo trovo veramente utile, intervallo con canzoni, intervallo con altre cose, non sempre quello,
Però la variante dell'articolo, una volta abbiamo parlato dei ragni, sono scoperte anche scientifiche, la mummia, piuttosto che appunto la malattia, i parchi dei divertimenti giapponesi con il Covid, che non si può neanche urlare facendo le montagne russe, ecco, delle cose così. E quindi amusement parks, theme parks, e poi si parla di... cioè nascono proprio delle grandi discussioni, ecco, voglio dirvi questo, grazie a questo materiale che uso. Volevo consigliarlo, ecco. Grazie Isabella. Come anche questo tuo intervento rimarca il fatto che dicevamo prima, che diceva prima Eva all'inizio, cioè la fantasia che dobbiamo avere noi formatori del CFP, ok, che esatto. Porta a diventare di tutto. Anche vedo c'è Fabrizio che usa anche lui il sito della BBC. Vuoi dire qualcosa, Fabrizio? Sì, sì, buongiorno. Io insegno in Torino, così. Chiudere. Mi sente l'eco, non capisco perché. Ok. No, mi è capitato di utilizzare questo e con la collega, non so perché si sente l'eco. Non sento il professor Nicomi, non lo sento. Isabella Sgherardi, dovresti chiudere il microfono perché c'è una risonanza. Non delle risonanze belle. Ok, no, dicevo, mi capita di utilizzare questo sito e concordo con la collega Isabella, molto spesso io sono sconcertato dal fatto che siano proprio avulsi dalla realtà, non siano proprio consapevoli di nulla e quindi è un punto di partenza molto interessante perché è attinente alla realtà. A me capita spesso magari di partire da cose che accadono nel mondo, no? Anch'io ho fatto un lavoro sulle elezioni americane, o mi ricordo l'anno scorso durante il lockdown c'era la pubblicità della Lavazza e c'era questo video molto motivational, e dietro c'era la voce del film The Great Dictator, no? Non so se l'avete mai visto, e siamo partiti dalla pubblicità della Lavazza, abbiamo poi analizzato da dove provenisse quel video, abbiamo visto The Great Dictator, perché qualunque cosa in realtà, appunto, è sicuramente importante la grammatica, concordo, però non so, è anche il libro di testo, non so se siamo arrivati a un punto in cui il libro di testo forse non sia più abbastanza, no? Scomodiamo forse Bauman per dire che ormai siamo una società liquida, qualunque cosa in cambiamento, un libro di testo lo pubblichiamo nel 19, già nel 20 non ha la consapevolezza del Covid e di cosa stia accadendo, e quindi a volte il libro di testo non mi sembra sufficiente. Anche la grammatica, considerando i nostri ragazzi e il fatto di quanto siano poco inclini forse all'apprendimento della grammatica, cominciare immediatamente con la grammatica potrebbe spaventarli, potrebbe annoiarli, quindi sicuramente io personalmente comincio sempre con un metodo di un learning by doing, no? Recentemente nel nostro centro abbiamo fatto questa attività partendo da una ricetta in inglese, poi abbiamo portato la ricetta in laboratorio e i ragazzi hanno fatto la torta di mele seguendo la ricetta in inglese. Questo sicuramente è un approccio diverso che però ha insegnato loro un po' di inglese facendo l'attività, perché è questo che dovrebbe fare, e secondo me noi dovremmo fare diversamente alla scuola pubblica, andare a colmare quel gap formativo che si dovrebbe un po' diversificare dalla lezione meramente dedicata alla grammatica. Quindi, non so, ovviamente poi ci sono stili di didattica molto diversi. Ho trovato molto interessanti gli spunti della collega Katia, che sicuramente utilizzerò, quelli di Wordsworth. Per esempio, anch'io non mi ero mai avvicinato alla poesia perché sembrava qualcosa di impensabile, però magari con qualche approccio di quel tipo. Anche mi capita di utilizzare ludodidattica, piattaforme che non so se avete mai utilizzato, Quizizz, Kahoot, che rendono tutto un po' interattivo, no? C'è il punteggio, io sono arrivato terzo, io sono arrivato primo, anche perché siamo tutti ben consapevoli, tutti e 73 presenti, quanto sia complicato, a maggior ragione, online, però io sono convinto del fatto che ci siano anche dei pro. Adesso non so quali siano le strutture e anche la tecnologia di cui disponete, però io in realtà per alcune classi ho avuto anche delle cose positive, perché ovviamente c'è il video che puoi far ascoltare subito, la canzone, una cosa che magari in classe senza gli strumenti o senza la LIM sarebbe risultato
complicato. Oppure recentemente abbiamo utilizzato Kaggle, non so se avete mai utilizzato Kaggle, che dava modo di costruire delle mappe concettuali, insomma. Comunque, no, assolutamente. E per quanto riguarda la quarta, che dicevo sempre, non abbassiamo mai l'asticella, io in realtà spesso cerco proprio anche di proporre già le simulazioni del PET, del Preliminary English Test, non so gli altri. Ovviamente con molte difficoltà, però cerchiamo già di provarci. E alcuni ovviamente sono un po' più preparati, però non lo so. Comunque assolutamente molto interessante, sono super disponibile per gli eventi, i follow-up, per utilizzare un'altra parola inglese, e niente, grazie per la parola. Katia? No, c'è Isabella che vuol parlare. A me va bene, cioè sono molto contenta di tutti questi scambi. Stavo pensando che se ciascuno di noi mettesse, cioè facesse una lista di tutti i siti, le cose, le idee che usa, non ci basterebbe un librone o un cloud per raccogliere tutto, perché veramente è arricchente tantissimo questo scambio. Veramente grazie. Mi fermo qua un momento. Grazie a tutti voi, io ho ascoltato con molto interesse le vostre proposte, le vostre presentazioni e quindi vorrei anch'io dare un'indicazione di un sito che ho scoperto e che utilizzo anch'io. Io lavoro nel biennio, arrivo al triennio della formazione professionale a Bologna, settore ristorazione, però al di là degli argomenti specifici del mio indirizzo, io ho trovato un sito che si chiama The Big Project, e che dà una panoramica di tutti i quotidiani che nel mondo vengono stampati, pubblicati in inglese, e quindi io faccio riferimento proprio perché, come i colleghi, riconosco il fatto che i nostri ragazzini vivano una realtà con un orizzonte molto, molto basso, facciano fatica a collegare realtà diverse da quelle che sono le realtà vicino alla loro esistenza. È anche normale, sono adolescenti, però io vado a cercare questi articoli dai vari quotidiani, per esempio il Guardian altri giornali statunitensi, e poi seleziono degli articoli, ma poiché gli articoli comunque sono difficili, a maggior ragione per i nostri ragazzi, li semplifico un pochettino a seconda della classe che ho, individuo l'argomento, semplifico, quando ci sono alcuni termini un po' complessi metto la traduzione tra parentesi come fosse una nota a pie pagina, e poi cerco di stimolare la discussione. Ovviamente anch'io ho dedicato un po' di tempo alle elezioni americane, ai fatti del 6 gennaio a Capitol Hill, facendo riflettere i ragazzi su quello che stava succedendo. Prossimi giorni parlerò forse appunto della scomparsa di Prince Philip, al fine di poterli far ragionare sul concetto di monarchia, repubblica, significato di certe forme istituzionali. Ovviamente farò così. Quindi io poi mi preparo una scheda, una mini scheda, con i titoli, con le foto, con magari i paragrafi brevi più semplici, proprio perché io ho ragazzini che hanno competenze molto, molto basse, però in questo modo cerco di coinvolgerli, insomma. Questo è un sito molto interessante perché fornisce una marea di articoli di giornali in tempo reale e si chiama The Big Project. Grazie anche per la tua testimonianza. Intervento, non testimonianza, dai. Certo. Poi ovviamente come tutti voi do spazio e campo alla mia fantasia, perché ovviamente concordo sul fatto che il libro di testo per certi aspetti è difficile da utilizzare, a maggior ragione ora che siamo in DAD, e quindi può essere un riferimento, però molto spesso abbiamo bisogno di lavorare, ad esempio anch'io, sulle canzoni. Cerco delle canzoni che abbiano eventualmente degli argomenti specifici. Ce n'è una molto carina, parlavamo
Present Continuous di Suzanne Vega, che si chiama Tom's Diner, e quindi lì si vede quello che succede all'interno di questo ristorante con tutte le espressioni al presente continuato, e quindi questa canzone, è ovvio che spesso la difficoltà è, spesso noi proponiamo dei testi che non sono i testi che ascoltano loro, loro sono legati molto al rap, al trap, e quindi sono testi in gergo, forti, molto forti. E quindi, che vanno ben esaminati prima di poterlo. Certo, e quindi io tendo sempre a scegliere il testo. Il testo io lo propongo io, per evitare anche insomma delle scelte inopportune nell'ambito della lezione, insomma. Sì, solo una precisazione rispetto a quello che ho detto prima del modulo riguardo le canzoni. Quando il ragazzo porta il testo, si controlla, per esempio, se un ragazzo mi porta un testo in cui c'è una parolaccia e una parola inglese, una parolaccia e una parola inglese, chiaramente, certo, anche se è tutto inglese, e gli dico: guarda, presenta il tuo cantante, ma non ascoltiamo la canzone, cioè il voto glielo do lo stesso, lo valuto, perché alla fine lui ha lavorato, certo, però non si può proporre alla classe, giusto per inciso. Scusa. Niente, giusto, certo. Ci sono due interventi, Dario, in chat. Consuelo, non ti sentiamo, Dario. Hai ragione. Allora, Consuelo propone lo scambio come modalità per sostenere l'apprendimento della lingua inglese. E nel loro caso è con la Slovenia, una scuola slovena. Quindi, cioè, le ore sono sempre quelle, però le occasioni, le opportunità sono tante. Anche i siti sono tanti. Ho perso l'elenco di tutti i siti che avete proposto. E poi... Consuelo non riesce a intervenire perché non gli funziona il microfono. Patrizia Bonato dice: dobbiamo tener conto del fatto che sono sempre più numerosi i ragazzi che vogliono proseguire gli studi, e quindi non vanno fatti sentire di serie B. Questo, diciamo così, è un effetto secondario, Katia, no? L'effetto primario è che imparino. Sì, esatto. Poi per i ragazzi che vogliono proseguire, in genere o si organizzano delle ore di rinforzo, oppure gli si dà da fare di più a casa, o li si coinvolge diversamente in classe, magari dando un ruolo di responsabilità, oppure aiutami a correggere, aiutami in quel gruppo particolare, okay? Ma in genere si organizza qualcosa in più al pomeriggio, per chi vuole andare avanti, perché è volenteroso, perché non posso trascinare il ragazzo che si diceva prima DSA al livello di uno che ha già un buon inglese e vuol proseguire, devo cercare di fare una media. Ovviamente non facendo sentire di serie B chi ha già un buon inglese. Io, per dirvi, ho un ragazzino che, faccio un esempio pratico, mi ha preso in un compito, ho dovuto dargli 85, ma gli ho chiesto cos'è successo. Prof, ho sbagliato apposta perché mi avrebbero preso in giro. Ho detto: ma te sei fuori, cioè, la prossima volta gli do la verifica più difficile, me la fa solo lui, cioè, scusate, questo è. E qui interviene una delle soluzioni, diciamo così, tecniche sugli orari, che sarebbe lasciare delle ore per moduli di approfondimento. E quindi uno dei moduli di approfondimento potrebbe essere l'approfondimento della lingua inglese per i quarti anni. Questo, cioè, non si può assolutamente pensare di omologare, di unificare l'insegnamento per tutta la classe, perché soprattutto i quarti anni hanno di fronte due strategie diverse. Quella per cui sono stati creati e la strategia dell'innalzamento della preparazione di cultura professionale. Però diversi lo utilizzano per poter transitare poi la scuola di Stato e prendere il diploma. Quindi non sono due gruppi omogenei, ecco, pur essendo che hanno il diritto gli uni e gli altri di fare tutte e due le cose. Ma non cercate di infilare nelle stesse ore soluzioni differenti. Cos'è che diceva Don Milani? Fare parti uguali? Sì, l'ho messa anche quella frase lì nel canone. La principale disuguaglianza è fare parti uguali fra disuguali, una cosa del genere. Disuguali. Allora, Francesca interviene presentando il caso di Consuelo. Prego. Sì, eccomi, buon pomeriggio a tutti. Io sono Francesca Drago, lavoro a Scuola Centrale Formazione e sono la coordinatrice dei progetti di mobilità. E provo a supportare Consuelo nell'esperienza che citava a proposito dello scambio virtuale tra gli allievi
del loro centro di formazione professionale e un centro di formazione, un college professionale sloveno. E questa è un'esperienza che nasce dall'idea di sostituire in questo momento storico l'esperienza di mobilità geografica con un'esperienza di mobilità virtuale. Chiaramente sappiamo bene che la mobilità fisica, la mobilità in presenza non può essere sostituita, ma in qualche maniera abbiamo cercato di pensare ad un'attività che permettesse comunque ai ragazzi di restare in contatto con la realtà e soprattutto di avere un confronto di tipo interculturale, che è quello che succede quando vanno all'estero e si confrontano con una realtà diversa dalla propria e con abitudini e anche un linguaggio diverso. E questa modalità qui un po' l'abbiamo mutuata dalle esperienze e-twinning, che sono diciamo abbastanza diffuse nel mondo della scuola, e da un punto di vista metodologico le abbiamo mutuate invece da un'esperienza proprio Erasmus che è già virtuale e che è indirizzata all'alta formazione. Quindi prendendo un po' queste esperienze esistenti in altri ambiti abbiamo cercato di adattarle alle esigenze degli allievi di formazione professionale e sostanzialmente è venuto fuori che in diversi casi gli insegnanti di inglese si sono fatti avanti per prendere in carico questo tipo di attività, di lavoro, organizzando quindi delle sessioni online di scambio, di confronto tra allievi, scegliendo due tipologie di percorso: o un percorso diciamo più trasversale, noi lo chiamiamo interculturale, dove i ragazzi si confrontano su temi diciamo personali ma anche più generali, legati alla propria cultura, alle proprie tradizioni, al proprio luogo, alla propria cittadinanza, al proprio cibo, alla propria storia, piuttosto che argomenti legati invece più alla sfera di carattere professionale. E ne sta venendo fuori anche una riflessione con i docenti di inglese che di fatto utilizzano un po' questa esperienza, questa opportunità per creare un contesto di realtà, quindi un contesto diciamo concreto, in cui i ragazzi sperimentano il fatto di dover parlare in inglese, perché di là, se ho un ragazzo sloveno, se ho dei miei coetanei sloveni, certamente non posso parlare in italiano, altrimenti non mi capiscono. E quindi da una parte c'è, come dire, l'obbligatorietà in qualche modo di usare la lingua e di farsi capire, e dall'altra c'è chiaramente tutta la dimensione emotiva, la dimensione dell'amicizia, la dimensione della relazione, che aggiunge valore chiaramente all'apprendimento. Ecco, questo per raccontare un po' l'esperienza di Consuelo e anche di altri centri di formazione che stanno approcciando questo tipo di esperienze. Chiaramente questo è il primo anno che le facciamo, perché ci siamo ritrovati in un contesto storico in cui dovevamo in qualche maniera affrontare l'internazionalizzazione in maniera diversa. Può diventare una modalità per il prossimo futuro, speriamo presto, per abbinare questo tipo di attività a delle attività preparatorie per la lingua inglese, ma anche attività preparatorie alla mobilità poi geografica, fisica, che speriamo si possa fare il prima possibile. E tra l'altro consente anche di incrementare le ore in cui loro parlano in inglese, no? Per dirla in termini anche molto brutali, cioè se interveniamo in azioni di scambio, in progetti, iniziative varie, ampliamo il numero delle ore in cui sono sollecitati a parlare in inglese. In questo momento alcuni dei centri stanno facendo l'attività, diciamo la parte online di sessione di scambio viene fatta durante una delle ore di docenza, perché lo scambio avviene... Sì, lo scambio è settimanale, chiaramente è uno scambio che avviene in un arco temporale che solitamente dura 5-6 settimane. Ogni settimana, in un giorno stabilito, i ragazzi si incontrano, chiaramente su dei temi che vengono concordati insieme ai docenti, vengono un po' chiaramente accompagnati dai docenti. Qui il docente diventa un facilitatore a tutti gli effetti e quindi ecco, questo è un modo per poter... ripensare un po' anche la modalità per apprendere la lingua straniera. Bene, Katia? Mi piace molto questa opportunità, questa esperienza, molto interessante,
soprattutto per il fatto che appunto i ragazzi sono coinvolti sia dall'aspetto praticamente della lingua, sia dall'aspetto di relazionale con gli altri, quindi hanno più possibilità anche di parlare. E come diceva anche Francesca, spero che un domani si possa anche attivare per la mobilità, cioè la mobilità vera. Perché è vero che online si può andare in tutto il mondo, ma dal vivo è tutta un'altra cosa. Eh sì, molte cose. Allora, ringrazio Katia non solo per il lavoro che ha fatto per la cassetta degli attrezzi, ma per la presentazione di oggi, molto, molto chiara e completa. Allora, richiamo ancora l'attenzione alla possibilità di partecipare con Katia. Chiudete il microfono perché c'è un ritorno. Richiamo quindi l'attenzione anche alla possibilità per tutti di partecipare con Katia a questi incontri interpares che poi presenteremo anche, perché sono un'occasione importante per proseguire, perché oggi sono usciti molti stimoli, molti. Ho già detto che ho fatto fatica a tenere l'elenco di tutti i siti, di tutte le opportunità, perché le ore non crescono, ma crescono le opportunità. Quindi bisogna trovare un equilibrio tra le due cose. E ricordo che domani, sempre alla stessa ora, abbiamo il webinar con l'arcivescovo Angelo Vincenzo Zani, perché abbiamo chiesto di considerare il nostro progetto all'interno del Patto Educativo Universale di Papa Francesco, che è un movimento che unisce tantissime iniziative educative nel mondo, e quindi non si tratta soltanto di didattica, ma si tratta anche di una gioventù che è sollecitata a rendersi responsabile di un cambiamento globale anche dell'economia, della società. E dopodomani avremo Andrea che presenterà il suo lavoro che riguarda la lingua italiana. Poi Andrea avrà anche la parte relativa alla cittadinanza, che è per tutti. Ricordate a tutti i colleghi, dirigenti, coordinatori, che la cittadinanza non è una disciplina, ma è una prospettiva educativa globale dei ragazzi che richiede la responsabilità da parte di tutte le figure che operano nel centro di formazione. Eva Cacciatori, con quale modalità si può venire coinvolti in questi incontri? Manda la tua candidatura a Giulia Carfagnini, che è lì, che ce lo dice, e a Cristina Ferro, che è sempre del gruppo centrale. Giulia. Sì, allora, ci sono varie date per ogni lingua, per ogni asse, e potete mandare una mail a me e a Cristina e poi vediamo come gestire le richieste. Ora vi posso dire, Cristina, non so se tu hai sotto mano il calendario, puoi dare intanto gli incontri di Katia, perché io ho sicuramente anche quello di giovedì. Sì. E non allora, so Katia, come... okay. Katia è il 15 aprile e il 3 giugno. 3 giugno, ok. Sì. Se basta che ci mandate, potete rispondere alla mail del link della convocazione, perché tanto è gestita sempre da noi, quindi per comodità potete rispondere a quella e vi mettiamo poi negli elenchi. Bene, allora grazie a tutti, buon resto di pomeriggio e ci risentiamo nei prossimi incontri. Arrivederci. A domani. Arrivederci, buona giornata. Grazie a tutti, arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Perfetto. Giulia, una domanda, poi se resti una.